6.000 km di viaggio in treno, in una vacanza, in giro per l'Europa, e tutto gratis, o quasi. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Matteo di TV Verde e oggi parleremo dell'Interrail. Scopriremo come averne uno e vi racconterò anche un po' la mia esperienza personale, perché sì, anch'io ho fatto l'Interrail e tra l'altro vi darò anche qualche consiglio nato dall'esperienza sul cosa fare e come affrontare un Interrail, consigli che personalmente avrei apprezzato quando mi sono lanciato io in questa avventura con i miei amici, ma di questo ne parleremo tra pochissimo. Ma intanto, che cos'è un Interrail? L'Interrail è un biglietto ferroviario, ma la sua particolarità sta nel fatto che ti permette di viaggiare in tutta Europa utilizzando i treni delle compagnie che aderiscono all'iniziativa. Con Interrail puoi scegliere tra oltre 40.000 destinazioni e organizzare il tuo personale viaggio in Europa. L'Interrail è un modo unico e davvero bello di viaggiare, una vacanza alternativa che personalmente consiglierei a tutti. Per viaggiare con l'Interrail devi essere un residente europeo, indipendentemente dalla tua età o dalla nazionalità. Esistono diversi tipi di pass Interrail a seconda del paese che vuoi visitare, della durata del viaggio e della tua fascia d'età. Per esempio, puoi scegliere tra il Global Pass che ti permette di visitare tutti i paesi dell'Unione Europea, oppure puoi scegliere il One Country Pass che ti permette di viaggiare in un solo paese visitandolo a fondo. L'Interrail è il modo davvero più ecologico di viaggiare in tutta Europa, perché vi permette di andare in treno senza causare emissioni, ma facendo comunque un viaggio davvero emozionante. Con l'Interrail puoi salire sulla maggior parte dei treni mostrando semplicemente il pass cartaceo o digitale, io consiglio quest'ultimo, ai controllori. C'è anche da dire che su alcuni treni sarà necessaria la prenotazione del posto, a volte facoltativa, a volte obbligatoria. Anche di questo ne parliamo tra pochissimo. Ad ogni modo, per la prenotazione ci sarà il sito dell'Interrail per aiutarti. Ah, e sul sito dell'Interrail puoi trovare anche comunque tutte le informazioni che ti ho appena detto, per esempio sui pass. Ma andiamo avanti, diciamo che comunque l'Interrail è più di un semplice biglietto del treno. È uno stile di vita, di vacanza, davvero diverso dal solito e mi sento davvero soddisfatto perché la possibilità di fare un viaggio con dei ritmi diversi. Ormai siamo abituati a delle vacanze nelle quali conta soltanto la meta finale e il viaggio è proprio uno strumento soltanto per arrivare alla meta. L'Interrail invece è proprio il contrario. Oltre alla meta finale è proprio il viaggio in sé davvero importante perché ti permette di scoprire a fondo la cultura in altri paesi, di viaggiare, di vedere il territorio in maniera lenta, in maniera non troppo lenta, ma comunque permettendoti in qualche modo di fare un'esperienza diversa dal solito, è davvero bella, che consiglio a tutti. Per comprare questo biglietto del treno europeo potrai andare sul sito Interrail e vedere appunto i diversi pass che sono disponibili, ma tra l'altro c'è anche la possibilità di vincerlo gratuitamente questo pass. Infatti se hai compiuto 18 anni e vuoi provare l'esperienza dell'Interrail potrai farlo gratuitamente partecipando al concorso Discover UE dell'Unione Europea. Questa iniziativa permette ogni anno a migliaia di giovani europei di viaggiare in tutta Europa per un mese illimitatamente con un pass Interrail gratuito. Quindi insomma, davvero lo consiglio a tutti, magari il viaggio di maturità, il viaggio con gli amici. Per partecipare bisogna iscriversi a Discover UE, avere almeno 18 anni naturalmente, e poi c'è da compilare un semplice questionario, un quiz sull'Unione Europea. Se sarai selezionato potrai scegliere quando e dove partire, purché sia entro un anno dalla data del concorso. Potrai comunque invitare fino a 4 amici a viaggiare con te ed è quello che io ho fatto e che consiglio a tutti. Vi consiglio anche l'app Rail Planner ufficiale dell'Interrail che vi permette di vedere quelli che sono gli orari dei treni, di fare le vostre prenotazioni, di organizzare tutto il vostro viaggio, insomma è molto comoda per tenere tutto in un unico cassetto. L'unica cosa, quest'app quando ho fatto io l'Interrail non era in cloud, questo vuol dire che tutti i dati sono sul vostro telefono, il che potrebbe essere un problema se voi cambiate telefono come è successo di un mio amico e di conseguenza insomma vi consiglio già da subito di salvarvi tutti i biglietti, di non perdervi niente perché sì, questa è una cosa effettivamente migliorabile. E allora adesso inizio a raccontarvi un po' la mia esperienza, ma prima, visto che mi è venuto in mente, abbiamo parlato di prenotazione dei treni, perché effettivamente l'Interrail vi permette di viaggiare su tutti i treni che aderiscono all'iniziativa. Però appunto, come abbiamo anche detto prima, ci sono alcuni treni sui quali è facoltativa la prenotazione. Questo perché, soprattutto nel nord Europa, molti treni vi permettono di viaggiare sì a bordo, però per sedervi sui posti dovete avere il posto prenotato, oppure potete sedervi sul posto ma quando arriverà il proprietario dovrete lasciargli la precedenza.
Quindi un consiglio a volte magari in tratte notturne dove è meglio riposarsi oppure quando c'è tanta gente è avere il posto prenotato. E poi appunto ci sono dei treni dove la prenotazione è obbligatoria e vi consiglio sempre di farla in anticipo rispetto al vostro viaggio perché soprattutto nel periodo estivo le prenotazioni sono tante e rischiate poi di non trovare più quel treno lì che volevate. Magari sì, lo trovate però ad orari diversi. Quindi sappiamo cos'è l'Interrail, sappiamo che a volte bisogna prenotare e come le ho imparate queste cose appunto per il mio viaggio. Con i nostri amici ci siamo iscritti al Discover UE e siamo riusciti a ottenere un pass Interrail gratuito. E fin da gennaio ci siamo trovati insieme per iniziare a pensare alle date, vedere quali sono le città che preferivamo visitare, iniziare a fare un po' di brainstorming. Quindi abbiamo deciso che saremmo partiti ad agosto. La nostra prima meta era Berlino e noi siamo partiti da Bologna alle 7 del mattino. Il viaggio in totale è durato 12 ore, di cui una passata a Monaco dove c'è stato un piccolo scalo, e siamo arrivati a Berlino alle 7 di sera. Lì siamo rimasti 3 giorni, abbiamo dormito per 2 notti in un ostello che avevamo naturalmente prenotato da tempo. Il giorno dopo ci siamo svegliati presto per fare un giro intensivo di tutta la città, tanti musei e tanti monumenti della città. A Berlino ci siamo spostati con la metro grazie all'iniziativa della Germania che permetteva di viaggiare su tutti i treni e le metro del paese con soli 9 euro al mese, quindi davvero una grandissima iniziativa, davvero utile sia per le persone che per l'ambiente. Quindi abbiamo girato tutta la città utilizzando la metro. Il giorno dopo abbiamo trovato questo servizio in sharing di motorini elettrici e quindi ne abbiamo usufruito anche un po' per divertirci e per provare la mistica esperienza di guidare in un altro paese. Quella sera siamo tornati alla stazione centrale di Berlino dove abbiamo preso il secondo treno che ci ha portato nella nostra tappa successiva, ovvero Copenaghen. E da questa esperienza ne vengono di consigli per voi, perché noi cosa abbiamo deciso? Insomma, dovevamo spostarci in diversi paesi, i viaggi erano lunghi, allora cosa facciamo? Lo mettiamo il viaggio durante la notte per risparmiare, così non dobbiamo prendere una notte in più in ostello, per esempio a Berlino, cosa che consiglio, molto utile. Però il treno che abbiamo preso noi non aveva le coccette notturne, quindi non c'era la possibilità di dormire su un letto e ovviamente quello lì era da pagare, da prenotare con un prezzo aggiuntivo. Abbiamo deciso di prendere questo treno che ci ha portato prima ad Amburgo, dove c'era da fare un cambio. Grande problema perché noi sullo schermo leggevamo la fermata successiva, non capivamo se era effettivamente quella dopo o quella prima. I passanti ci hanno dato informazioni sbagliate, siamo scesi in quella successiva. Il cambio del treno era di solo 15 minuti, non fatelo mai. Il primo consiglio è non fate i cambi di 15 minuti, perché noi 5 minuti dopo l'arrivo alla stazione centrale siamo arrivati nella stazione successiva e da lì abbiamo preso un taxi che ci ha portato molto rapidamente di nuovo alla stazione centrale e siamo riusciti ad entrare nel treno per una ventina di secondi. Non fate cambi corti, tenetevi sempre una mezz'oretta per il cambio del treno perché potrebbero ritardare. Cosa curiosa, in Germania abbiamo avuto più treni in ritardo che in Italia. Diciamo sempre i treni in Italia, il ritardo di treni in Italia, eccetera, eccetera, ma in Germania, almeno quando c'eravamo noi, non c'era un solo treno che è arrivato in orario. Tutti in ritardo li abbiamo presi, infatti questi cambi di un quarto d'ora erano davvero rischiosi. Una volta saliti sul treno ci è voluto un paio di minuti per riprendere fiato e solo dopo abbiamo realizzato che effettivamente i posti erano pieni. E allora ecco che arriva un altro consiglio per chi vuole fare l'Interrail: ragazzi, prendete sempre i posti dove andare a sedere, costa qualcosina in più, ma fatelo. Soprattutto se prendete dei treni notturni come abbiamo fatto noi per risparmiare sugli ostelli. Quella mattina siamo arrivati a Copenaghen e siamo arrivati davvero troppo presto, penso fossero le 6:30. Siamo andati un attimo a far colazione e a riposarci dalla notte che avevamo appena passato. Quindi Copenaghen l'abbiamo visitata, devo dire tra l'altro davvero una bella città, cioè una città moderna ma antica messa insieme. È una città portuale, quindi molto industriale, però allo stesso tempo è ben unita con la natura, con la sostenibilità e quindi insomma c'era questa mescolanza di cose che alla fine a me è piaciuta molto e anche ai nostri amici. Quindi davvero la consiglio se volete fare un Interrail. Quindi abbiamo girato un po' tutta la città e abbiamo visto la famosa sirenetta di Copenaghen. Dopo una pausa pranzo, per continuare il nostro giro della città, abbiamo deciso di prendere le biciclette di Copenaghen. C'è un servizio di sharing delle biciclette, quindi biciclette condivise, soprattutto perché Copenaghen è davvero una città piena di ciclisti. Dopo vi parlerò anche di Amsterdam, famosa per le sue biciclette, ma davvero a Copenaghen ce n'erano tantissime e a noi è impressionato, ci è piaciuto davvero tantissimo tutto il clima che c'era.
è piena di strade ciclabili e tra l'altro era impressionante che a piedi dovevi aspettare che si fermassero le biciclette da quante ce n'erano, cioè c'erano le strisce pedonali per attraversare la ciclabile. È davvero molto bello e vivace, a noi è piaciuto. Tra l'altro anche le macchine c'erano, ma erano di meno, la maggior parte erano quasi tutte elettriche, quindi anche l'aria era davvero pulita. Quindi con queste biciclette ci siamo spostati, siamo andati a visitare il posto che io lo volevo vedere, appunto anche per TV Verde e tutte queste cose qua, il famoso termovalorizzatore di Copenaghen, l'impianto che brucia rifiuti per produrre energia. Se volete sapere di più su questi argomenti andate a vedere altri video fatti sempre qui su TV Verde che trattano dello smaltimento dei rifiuti. Comunque la sua particolarità è che sopra ha una pista da sci, forse vi sarà capitato di sentirne parlare. È stato unito a una cosa che effettivamente è disgustosa, è brutta, nessuno vuole vedere, ha delle attività come la parete di arrampicata più alta del mondo o come il bar ristorante che è presente sopra. Quindi hanno fatto quest'opera architettonica per unire qualcosa che doveva essere costruito da qualche parte, ma l'hanno fatto in qualche modo rendendogli anche del valore sociale. La Copenhill, così si chiama, è stata costruita al posto di una vecchia centrale a carbone che è ancora lì presente e che è stata disattivata. In qualche modo l'ambiente ci ha guadagnato, ma ci ha guadagnato anche la città. Poi ovviamente non dico che è un impianto che non inquina, ma vabbè, sono altri discorsi. Andate a vedere altri video di TV Verde se vi interessano. Visto che abbiamo parlato di rifiuti, vi faccio una piccolissima parentesi: sia a Berlino che a Copenaghen che in Svezia e a Stoccolma, la tappa successiva, abbiamo visto il FUND, il servizio di vuoto a rendere. E noi siamo abituati a usare una bottiglia, bere, buttarla via. Lì non la butti via perché la bottiglia deve essere riciclata, la porti nelle apposite macchine che ti permettono di riavere indietro dei soldi. Quindi davvero un'iniziativa bellissima, assolutamente da importare in Italia. Se ne parla da anni, non è ancora mai stato approvato, è stato rifiutato diverse volte. Io spero davvero che passi perché è indispensabile. Però torniamo a parlare del viaggio, perché il giorno dopo abbiamo preso il treno per andare a Stoccolma. Siamo arrivati nel primo pomeriggio, abbiamo subito preso la metro per andare nel posto in cui avremmo passato la notte. Questa volta non era un ostello ma era un appartamento, era un po' fuori città ma ne valsa la pena. Ed ecco un nuovo consiglio per voi: oltre agli ostelli valutate anche gli appartamenti, ci sono diversi siti, diverse piattaforme sulle quali trovare questi appartamenti, lo consiglio. Abbiamo lasciato gli zaini, abbiamo visitato la città. Lì a Stoccolma abbiamo passato due notti. Anche Stoccolma città molto bella, attenta alla sostenibilità. Io sono andato a vedere il posto in cui Greta Thunberg è diventata famosa perché andava a protestare di fronte al Parlamento. Bellissimo anche tutti i fiumi, è una città proprio sull'acqua e appena fuori città ci sono dei quartieri bellissimi, due passi dal bosco. Il nostro appartamento si trovava proprio in mezzo al bosco, quindi davvero un clima bello. Ci senti, non so, il contatto con la natura in qualche modo all'interno di un sistema urbano fa piacere, è una vita più bella. Come abbiamo visitato musei, abbiamo visto un po' tutta la città, soprattutto è bello capire un po' le differenze anche da noi tra una città e l'altra. Abbiamo visitato anche le stazioni della metro, ci siamo fatti un bel tour per tutta la città e oltre. E poi dopo aver passato due notti lì abbiamo preso il treno, che non dimenticheremo mai, per andare ad Amsterdam. 24 ore di treno, o almeno erano 22, ma c'è stato un guasto nel treno. Abbiamo tra l'altro uno scalo in una città della Danimarca che ha durato due orette, che abbiamo passato dormendo in stazione. Quindi sì, abbiamo deciso di fare un po' un'esperienza molto molto forte, ci siamo divertiti ma è stato molto molto faticoso. Ad Amsterdam niente, lì abbiamo dormito in un ostello per due notti, un ostello molto stretto perché ad Amsterdam costano tantissimo e tutte le case sono strette. Molto bella l'architettura della città, molto belli i canali, davvero città bella. E tra l'altro noi abbiamo visitato una marea di musei, siamo stati tutto il giorno impegnati. Lo so, molti vanno ad Amsterdam per vedere anche un po' la parte scascia della città, cioè famosa per il divertimento, queste cose qua, e non appunto che noi non ci siamo divertiti nel fare tutto questo. E insomma, dopo Amsterdam l'ultima tappa era Parigi. Qua abbiamo preso un treno super veloce, davvero molto comodo, in sole due ore abbiamo fatto Amsterdam-Parigi. Anche qui non eravamo in un ostello ma eravamo in un appartamento e abbiamo visitato la città. Siamo rimasti due notti, l'appartamento era fuori città e quindi c'era una bella mezz'ora molto abbondante, 40 minuti forse di metro da fare per arrivare all'appartamento, quindi questo è un po' un errore, soprattutto quando terminavamo di fare i nostri giri a mezzanotte e dovevamo arrivare in appartamento per dormire. Abbiamo
visitato un po' tutta la città e non penso neanche di dover dire che cosa c'è da visitare a Parigi. E niente, è una visita molto bella. Quando siamo ripartiti abbiamo preso un treno alla mattina da Parigi per tornare in Italia. È stato un viaggio che è durato più di 12 ore, un'intera giornata praticamente, dove abbiamo fatto un piccolo passaggio in Svizzera. Quindi dopo tutto questo viaggio, uno scalo anche a Milano, siamo arrivati a Bologna. Era un po' tardi, però insomma è stata davvero un'esperienza bellissima. E quindi veniamo un attimo alle conclusioni. Alla luce anche di tutta quella che è stata la mia esperienza, la nostra esperienza con i miei amici durante l'Interrail, quali sono i consigli che do a chi vorrebbe fare un Interrail? Innanzitutto prendere uno zaino, o comunque potete anche scegliere una borsa, quello che volete. Personalmente ho trovato molto comodo utilizzare lo zaino perché tutto insieme, niente da trascinare lungo le scale. Ovviamente questo è un po' scomodo perché pesa uno zaino, soprattutto se ci mettete tanta roba, quindi vedete un po' voi. Io personalmente ho gradito molto la scelta dello zaino. Un consiglio che potrei darvi legato un po' allo zaino, o comunque alla borsa, quello da portarvi dietro, è magari di vedere se siete in un ostello che vi permette di lavare le cose, di prendere da lavare i vestiti. In questo modo potete un po' risparmiare sul peso, soprattutto se state via diversi giorni. Ripeto poi il mio consiglio dato all'inizio: fate attenzione all'applicazione Rail Planner perché non è in cloud, quindi non è che accedendo con il vostro pass sull'applicazione in un altro telefono riuscite a recuperare le cose. Mi raccomando, fate attenzione a questa cosa. Un altro consiglio, come vi ho detto prima, quindi per risparmiare, può essere quello di prendere i treni notturni per risparmiare tempo e soldi, perché non vi prendete un altro ostello. Attenzione, perché può essere, come vi ho detto, una cosa stressante, quindi consiglio, magari se prendete i treni notturni, prendete quelli con la cuccetta dove andare a dormire, o soprattutto sicuramente prenotate un posto a sedere. Non fatelo come noi senza posto a sedere, perché vi ritrovate a dormire per terra in un treno. Non è piacevole, è avventuroso, però sì, è particolare. Altro consiglio: prenotate i treni per tempo, perché a noi è capitato che alcuni del nostro gruppo avevano prenotato i treni un po' al limite perché prima non riuscivano per esami o altre cose. Ci siamo ritrovati a fare alcuni dei nostri spostamenti divisi, e quindi mi raccomando, quando sapete già quali saranno gli orari dei vostri spostamenti, le città e tutto, prenotate, oltre ai posti per dormire, subito anche i treni. Altro consiglio che potrei darvi è quello di prendervi qualche giorno in più per fare tutto il viaggio. Noi abbiamo fatto tutto in 2 settimane per esigenze nostre del gruppo, e quindi la permanenza nelle città non era molto lunga, siamo sempre stati sui 2 giorni più o meno, e Copenaghen addirittura solo un giorno. Quindi in qualche modo vi posso consigliare di rimanere sì qualche giorno in più nelle città per visitarle meglio. Noi abbiamo fatto tutto molto di fretta, abbiamo fatto davvero delle giornate di visita intensiva, partendo la mattina prestissimo e terminando la sera tardi, e quindi se vi prendete qualche giorno in più, in qualche modo potete godervi un po' di più le città, anche perché l'Interrail, vi ricordo, può rimanere all'interno di un mese. Prendetevi questo giorno in più per ogni città. Un consiglio finale che potrei darvi è poi quello di fare il viaggio con i vostri amici, perché è davvero bello. Insomma, anche il viaggio da soli può essere bello, però insieme agli amici non penso ci sia neanche bisogno di spiegarlo più di tanto, è davvero molto più bello. Anche perché questa modalità dell'Interrail, come abbiamo detto all'inizio, è proprio il bello, è quello che, insomma, nella vacanza non conta soltanto la meta finale, ma è importante soprattutto anche il viaggio. L'Interrail quindi vi dà l'opportunità di farlo, e con gli amici è ancora più una ricchezza. Che altro dire? Ragazzi, io lo consiglio a tutti l'Interrail perché è davvero bello, indipendentemente dalla vostra età, ma soprattutto se siete giovani, vi permette di fare un'esperienza indimenticabile. Non è soltanto sostenibile, perché davvero il risparmio per l'ambiente è tantissimo, ma è un viaggio che vi ricorderete per sempre. Questi sono i miei consigli e la mia esperienza. Per altri dubbi, consigli, appunti, ci trovate qua nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video e per sostenerci, e noi ci vediamo proprio lì in un prossimo video. Ciao a tutti!